Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Venezia Maestre. Dunque ripercorriamo assieme i principali fatti della settimana. La mezzanotte è scoccata da qualche ora, il nuovo anno è caricato di buoni propositi e aspettative, ma lei, una turista di 42 anni che arriva dalla Germania, vede infranti i sogni e attese nell'androne di un palazzo a Cannareggio. La donna, in vacanza a Venezia, sta rientrando dai festeggiamenti di San Silvestro. È oramai quasi arrivata al suo alloggio, quando viene avvicinata da un giovane di origini marocchine. Lui cerca un approccio, lei non gli dà retta, ma il 25enne non molla e si fa prima insistente, poi minaccioso. La 42enne è oramai davanti al suo palazzo, lui la spinge dentro l'androne e la scaraventa a terra. Sta per consumarsi la violenza, fuori continuano i festeggiamenti. Ma un residente sta anch'esso facendo ritorno a casa, il veneziano fatica ad aprire il portone, c'è qualcosa che lo blocca, ci mette più forza e riesce così ad aprirsi lo spazio per inserire il braccio e accendere la luce. Il giovane, a terra sopra la povera vittima, a quel punto si ricompone in fretta e scappa per le scale. Da lì a poco arriveranno Suem e agenti. I sanitari trovano la 42enne molto spaventata. La polizia intanto passa a setaccio l'edificio. Beccano l'aggressore nascosto nel buio dietro un muro di cinta all'ultimo piano. Il ragazzo risulterà irregolare con precedenti penali. Alle prime luci dell'alba del 1° gennaio finisce in carcere a Santa Maria Maggiore con l'accusa di violenza sessuale. Parte dal 9 gennaio la riorganizzazione delle corse dei bus di ACTV. Non un taglio, puntualizzano dall'azienda, dal momento che gli oltre 25 milioni di chilometri percorsi annualmente rimangono gli stessi. Lo scopo della piccola rivoluzione è quello di migliorare i collegamenti con l'aeroporto e gli ospedali di Mestre, Mirano e Noale e decongestionare dal traffico le principali vie della terraferma. Vengono quindi attivate le nuove linee circolari feriali 31H e 32H per l'ospedale dell'Angelo, che sostituiscono le linee 31, 32, H1 e H2. La linea 3 subisce una parziale modifica del percorso, passerà per via Piave per evitare la sovrapposizione con il tram e mantenere un collegamento diretto fra la stazione ferroviaria e l'ospedale dell'Angelo in sostituzione delle linee H1 e H2. Viene poi attivata la nuova linea feriale 48H che collegherà Martellago, il Terraglio e il centro di Mestre, toccando zone finora non servite come quella di Via Gatta. La nuova linea HE collegherà invece gli ospedali di Mirano e Noale con la frequenza di una corsa all'ora. Potenziate anche le corse notturne con le linee N3, N4 e N5 lungo le direttrici rispettivamente di via San Donà verso Favaro, via Castellana verso Martellago e via Milanese da Marghera a Spinea. Fuochi e rabbia, luci spente, 25 operatori bloccati per 7 ore nei container e negli uffici amministrativi, la rivolta nel giorno più lungo di Conetta. L'ex base militare con oltre 1500 migranti al suo interno si trasforma in una bolgia di urla e minacce facendo temere il peggio. Solo poco prima dell'1:30 della notte la mediazione di polizia e carabinieri consente di sbloccare la situazione facendo uscire i reclusi, non solo volontari ma anche due medici e un'infermiera terrorizzati dopo che per lungo tempo sono rimasti chiusi al buio. È la rabbia che esplode perché stavolta nel mega centro di accoglienza da sempre nel mirino delle polemiche una persona c'è morta. Sandrine Bakayoko, 24enne ivoriana, arrivata a settembre con il marito con un barcone partito dalla Libia. Trovata esanime nei bagni, un malore e una caduta. È lo stesso marito trentenne a raccontarlo. Uno dei miei amici l'ha detto che guarda dentro il bagno perché io l'ho visto dentro il bagno. Ma io non lo so se c'è dentro il bagno, ma vai a vedere prima. Sì, sì, vai a vedere dentro il bagno. Io anche lui hai avanti il bagno. Aperto la porta. Non va. Chiuso. Donc l'ha forzato. Sì. Perché il bagno non tanto che aveva così, sempre piccolo che aveva. Donc subito visto il ragazzo. Secondo il racconto dei migranti, la ragazza era scomparsa dalle 7 del mattino fino al ritrovamento alle 12, ma i soccorsi sono arrivati 2 ore dopo. La nota ufficiale dell'ospedale di Piove di Sacco indica che alle 12:48 è giunta la chiamata al SUEM e l'ambulanza è arrivata tempestivamente. Ecco le immagini della 24enne che viene portata via in barella d'urgenza, invano, visto che la ragazza morirà poco dopo. Nel frattempo la base viene occupata. Ma adesso il campo l'avete occupato? Sì, tutti. È solo vostro? Avete spento voi le luci? Sì, sì, sì.
Tutti i ragazzi. E dentro ci sono quelli dell'ecofficina, della cooperativa? Sì, no? Tutti. Ci sono tutti, anche loro? Tutti, sì, tutti. Okay. La rivolta permanente. Conetta e la sua ex base militare sono il fulcro di una rabbia che non cessa. Prima la notte dei fuochi e della protesta per la morte di Sandrine, 24 anni, un sogno spezzato nel bagno di un container. Poi la rabbia, i cancelli chiusi alle forze dell'ordine. Le luci del giorno non fermano la sommossa che ieri ha portato a sequestrare 25 operatori della cooperativa Ecofficina che stamane non sono ritornati, sostituiti da colleghi. Sono le 10.30 quando il furgone per consegnare i pasti arriva lungo la strada sterrata che porta al campo da 1.500, forse 1.700 migranti. Stop, non si passa. Sono gli ivoriani, una cinquantina, a inscenare il fermo, gli stessi che hanno acceso la rivolta notturna, i concittadini di Sandrine, che ora rischiano una incriminazione per sequestro di persona. Situazione surreale. Dentro al campo molti profughi si ribellano contro i loro stessi compagni e non mangiano da ore. Al cancello e fuori i manifestanti non demordono e sfidano polizie e carabinieri invitando i giornalisti ad entrare. È chiaro che non è concepibile bloccare i pasti e condizionare la vita di 1.400 persone che vivono all'interno del campo, ma è chiaro che in questo momento prendere decisioni forzate non è facile e soprattutto non è opportuno. Lo stop dei migranti è chiaro, dare visibilità al loro disagio. La situazione qui è orribile, stiamo soffrendo, fa freddo, c'è troppa tensione, non siamo seguiti. Abbiamo bisogno di ribellarci ancora. Il furgone fa pochi passi, sempre bloccato, dentro il campo è il caos, scoppiano anche risse. Nel frattempo giunge una notizia attesa da molti, l'esito dell'autopsia sul corpo della ragazza morta. A stroncarla è stata una tromboembolia polmonare, un decesso pressoché istantaneo. Nemmeno il soccorso più tempestivo l'avrebbe salvata. Ai cancelli intanto, dopo ore di trattative, il furgone riesce a passare, ma la tensione resta forte, tanto che nel pomeriggio il mezzo tornerà indietro senza consegnare il cibo. Stallo completo. I migranti vogliono parlare al più presto anche con il nuovo prefetto, Carlo Boffi. Si lavora anche per questo. Sarà lui a decidere, mi aveva dato delle indicazioni positive. Resta una situazione esplosiva, ormai ingestibile, e un territorio ferito, forse in modo irreparabile. L'abbiamo detto più volte. Questa situazione deve essere modificata, ma non a parole, nei fatti, con un nuovo progetto che deve fare la politica, non i prefetti. I prefetti sono esecutori di un progetto che non c'è. Con il pallottoliere non si salvano le vite. Guardano fuori dal finestrino, alcuni salutano. Partenza dall'inferno, destinazione Emilia-Romagna, i primi nel pomeriggio già a Bologna. Sono da poco passate le 12 quando il primo pullman varca il cancello. Un altro lo seguirà assieme a due furgoncini. Una mattinata per fare i bagagli e andare per lasciare quel posto. Per molti è un sollievo. Yes. Very, very happy. 100 migranti, tra i quali tutte le donne presenti a Conetta, come deciso dal Viminale ieri, a conferma della linea dettata dal nuovo prefetto Carlo Boffi, obiettivo alleggerire Cona, perché la situazione è insostenibile. Ad accertarlo una volta di più le immagini esclusive girate da uno dei profughi all'interno dei capannoni. Guarda le gensi. Guarda. Già rifiuto pure donne qua. Pure l'altro, vai. Ammassamenti impressionanti, ma le cifre non mentono. 1.400 persone sono ancora troppe. Nella stessa mattina della partenza scatta il sopralluogo dei deputati di Sinistra Italiana Giovanni Paglia e Nicola Fratoianni per verificare le condizioni interne al campo dove è morta Sandrine Bakayoko. All'uscita il commento è lapidario: situazione letteralmente disastrosa da ogni punto di vista, dice Fratoianni. I bagni sono privi di acqua e dove c'è è fredda e vi sono solo due piccoli container a funzionare come infermeria, davanti ai quali gli ospiti fanno la fila al gelo. Il simbolo di un modello fallimentare. Questo modello produce questo disastro che ho alle spalle, un campo nel nulla che accoglie, tra virgolette accoglie, 1.400 persone in una piccola comunità, tutto il contrario di quello che servirebbe. L'unica soluzione è l'accoglienza diffusa, incalza il deputato che continua. Il trasferimento dei 100 è una pezza in una situazione del genere.
Certo che se la novità, l'ideone è quella di aprire un CIE in ogni regione, c'è da preoccuparsi. Intanto a Con la vita riprende, sempre in troppi e sempre in queste condizioni. Aggredito senza un particolare motivo e con una violenza impressionante da una ventina di adolescenti, picchiato davanti al fratellino di 10 anni, lasciato a terra nei pressi di Piazzale Candiani, in pieno centro a Mestre, alle 6 del pomeriggio. Calci e pugni, tanto che il 18enne vittima dell'aggressione ha perso i sensi e si è risvegliato nel pronto soccorso dell'ospedale pieno di lividi, con gli occhi gonfi e una prognosi di una decina di giorni. L'assessore alla sicurezza, Giorgio D'Este, fa il punto sulla situazione, ma non vuole sentire parlare di baby gang. Non parlo e non voglio parlare di baby gang perché dovremmo parlare di una realtà organizzata, quindi non è certo a questo che ci si riferisce sicuramente a un fenomeno però che negli ultimi tempi aveva preso anche piede. Poi siamo intervenuti proprio in questa zona con la squadra di polizia giudiziaria e con attività di un certo genere. Già la polizia sta lavorando naturalmente e adesso vedremo anche dalle telecamere che cosa ne esce e certamente non ci limiteremo fino a che non saranno identificati gli autori di questi reati. Ad agire sarebbero stati dei componenti di un gruppo di ragazzi e ragazze tra i 14 e i 16 anni che staziona abitualmente nel piazzale e si è distinto negli ultimi tempi per l'atteggiamento aggressivo dimostrato soprattutto nei confronti dei ragazzini più piccoli, un gruppo che però mai si era spinto a tanto. Il 18enne era intervenuto per difendere il fratellino che assieme ad un amichetto era stato avvicinato dal gruppo mentre si stava divertendo a provare alcuni giochi di prestigio. Per il giovane la diagnosi è trauma cranico commotivo, più difficile forse stabilire le conseguenze emotive per il fratellino che a 10 anni ha dovuto assistere ad una scena angosciosa. L'invito che rivolgo è alle famiglie: più attenzione quando i ragazzi rientrano a casa, dove vanno, con chi si frequentano, e quindi una particolare attenzione proprio a tutto quello che riguarda la loro vita privata. Uffici comunali nel caos alla riapertura dopo la pausa di fine anno. Lo denunciano i sindacati della funzione pubblica, secondo cui la situazione è da attribuire alla mancanza dei 119 precari lasciati a casa a dicembre dal sindaco Luigi Brugnaro. Siamo al paradosso dove vengono messi i cartelli sperimentale, chiuso, vediamo, cioè stiamo veramente rasentando il ridicolo e stiamo non dando con la stessa continuità i servizi ai cittadini. Una situazione grave, sostiene Mario Ragno della UIL, perché tocca settori fondamentali per risolvere i problemi quotidiani dei cittadini. Sia il servizio sociale che le anagrafi e gli stati civili, lo stato civile, quelli sono i servizi dove c'era più personale precario e dove la mancanza si fa sentire abbondantemente. Al momento l'intenzione del sindaco è quella di assumere dalle graduatorie 21 dei precari rimasti a casa e di bandire concorsi pubblici aperti a tutti per 59 nuovi posti, riservando ai precari una quota del 40% delle assunzioni. Inaccettabile, ribattono dai sindacati, significherebbe la fine di ogni speranza per oltre 70 lavoratori. Noi speriamo che questo sindaco ci ripensi perché il suo assessore l'ha dichiarato più volte, Zuin, l'ha dichiarato più volte che i soldi per i precari ci sono, 2016, 17, 18, per cui adesso il sindaco non dica che è colpa del governo, che non ha messo i soldi, che scarica e che qualcuno ha promesso. Noi non abbiamo promesso niente a nessuno, sono stati atti ufficiali di questa amministrazione e sia coerente con quello che dice questa amministrazione. Raddoppiano gli agenti di polizia municipale sulle strade di Venezia e Mestre, agenti distribuiti capillarmente sul territorio per garantire sicurezza e controllo in laguna e terraferma. Sarebbe l'obiettivo del comando di polizia municipale di Venezia, che per l'anno nuovo prevede di schierare molti più uomini rispetto al 2016. Più uomini eppure armati, con delle nuove Scorpion. Qui sta diventando veramente un paradosso e stiamo rasentando il ridicolo. Non è questo che chiede la cittadinanza, non si chiede una città militarizzata. 18.000 euro per 9 mitragliette, un paradosso per il sindacato che rimanda al mittente la novità. Non sarebbe la militarizzazione del territorio quel che i cittadini chiedono, quel che la municipale vuole. Abbandoniamo i compiti di sorveglianza della città che sono prettamente materia, quindi commerciale, edilizia, stradale e quant'altro, per correre dietro e scimmiottare le forze di polizia. Non sarebbe compito della polizia municipale, che non gode nemmeno delle dovute indennità e assicurazioni. Se c'è un carabiniere e un vigile, sono tutti e due che fanno lo stesso lavoro a fianco, prendono un pugno in faccia tutti e due,
il vigile perde soldi, il carabiniere è giustamente protetto. La tassazione deve essere fatta nel momento in cui c'è un chiaro richiamo all'attività dell'imprenditore. Tutto secondo norma, i guanti arancio, le scintille, il casco da saldatore. Un chiarissimo richiamo all'attività di carpenteria dell'azienda di Pianica. Mi risulta che l'applicazione sia stata l'applicazione della tassa di pubblicità solo su quella parte del murales che richiamava l'attività dell'imprenditore. Non altro. Eppure qualcosa stona. L'imprenditore di Pianiga aveva commissionato il murales da 10.000 euro a un noto writer padovano, una firma della street art italiana. Opera a ricordo del figlio, prematuramente scomparso in un incidente stradale. Ma per il comune quelle immagini non sono arte, bensì pubblicità. E così è scattata la tassazione, con grande sorpresa e non poco rammarico da parte dell'imprenditore. Una sorpresa enorme quando ho visto che sono passati questi qua dell'Abaco. Paolo Pretato ha già pagato i circa 300 euro di tassazione, ma dicevamo qualcosa stona, tant'è che il sindaco stesso invita l'imprenditore a fare ricorso. Se l'imprenditore ritiene, anche se è brutto dirlo, di aver ragione, che faccia ricorso contro l'applicazione della tassa e se avrà ragione mi farà solo che piacere. Del resto i murales stanno prendendo sempre più piede ad abbellimento di capannoni grigi e aree industriali. Bene dunque fare chiarezza. Mi auguro che l'imprenditore faccia ricorso perché se stiamo sbagliando questo potrebbe essere il viatico per evitare inconvenienti del genere ad altre persone. E con questo per stasera da Venezia è tutto. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Le previsioni per domani. Cielo poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature in leggero aumento sulla pianura e senza variazioni di rilievo sui monti, eccetto ai leggeri aumenti di valori diurni nelle valli. Ancora sotto la media, specie nelle ore notturne, estesamente sotto zero fino a metà mattina e di sera.